Lazio è la regione più ignota d'Italia. Si crede che Lazio sia Roma e tutti conoscono Roma, ma il Lazio non è Roma. Così ingrandito come sé, usurpa una parte all'Abruzzo, una parte alla Campania. E se non ha preso qualcosa la Toscana, è forse perché da quel lato lì c'è la parte più povera, l'Alta Maremma. Ma il Lazio, così ignoto al di fuori di Roma, è una regione bellissima e misteriosa, antica come l'universo e la razza umana. Non c'è stato trovato a Sacco Pastore l'uomo di Neanderthal e fossili insigni come l'Elephas primigenius? La sua ricchezza di leggende, che anch'esse riprova di antichità, forse non ha paragoni in Italia. Basti pensare al favoloso Circeo, alla leggenda di Enea, ai primi secoli della Nuova Roma. Basti pensare al sottofondo etrusco e, in epoca più recente, alla macchia d'Orlando, a questa tradizione di un Orlando laziale. Ma queste leggende, dopo essere state accolte dall'Odissea, dall'Eneide e da Ovidio, non hanno dato frutti medioevali. Non ci sono saghe laziali, c'è solo la poesia dotta, sicché per ritrovare una poesia laziale bisogna arrivare alla poesia vernacola, ma allora è Roma, Belli, Pascarella e Trilussa, sono Roma, non sono Lazio. Forse a questo silenzio intermedio fra l'epoca più antica e noi si deve quel senso di misterioso che alita in tanta parte del Lazio. Una campagna turgida fra coltivata e incolta, rude come i suoi pietrami grigi e gentile come i suoi prati fioriti di nipitella. Certo, se si pensa all'antica campagna romana, quella fra Roma e i castelli con le rovine degli acquedotti, non si può parlare di mistero, ma di un afflato cosmico, di un respiro a pieni polmoni, al senso della grandezza trascorsa, oppure alla grandezza superstite. Per secoli, dal 600 che la scoprì ai secoli di Goethe, di Chateaubriand e di Stendhal, questa campagna è stata scuola di pittura e di grandezza. Ancora oggi, così assediata di brutte costruzioni intensive, conserva tuttavia la sua andatura piana di campagna per greggi e per cavalli, corsa dal vento come una pista, illuminata a giorno anche quando è notte, e si sente, si presente, si assume la sua vastità limpida e sonante. E quando è sera, a guardarsi dalla strada per Marino, così punteggiata di luci, senza nebbia, così nitida come un occhio scuro in cui brilla la pupilla, è uno spettacolo del cuore. Si guarda e ci si sente felici come bambini. Per la strada fra Albano e Marino sembra di incontrare Poussin e Lorrain. Sono quegli alberi densi e ombrosi, ma ad un'ombra calda e silente. Sono quegli squarci di vedute in lontananza come promesse edeniche. Sono quei colori affocati del tufo vulcanico e quelle erbe a ciuffi mai troppo verdi, perché tutti i colori sono sottomessi ad un sole che brucia, ad una notte che li succhia in silenzio come se li assorbisse con una cannuccia. Campagna dolce e severa, in cui i casolari hanno la vastità di conventi, in cui si aprono laghi come occhi di cielo, dalle ciglia ombrose sotto groppe montane come arricciate dai castagni, o liquidi di sole d'aria come più che d'acqua. Lago di Vico, quello regale di Bolsena con i suoi bellissimi boschi di querci e le isole come qualcosa che galleggi, vaganti sembrano come l'isola di Delo.
paesi di macigno grigio sono bellissimi e severi. Una città intera, Viterbo, è così grigia di argento brunito. Le case stupende che possiede, quella piazza del Duomo col palazzo papale. La grande fontana gotica, le mura che ancora la cingono e le chiese magnifiche anche se sconciate dalla guerra. Questa città severa, che viene percorsa dalla macchina di Santa Rosa come un campanile in marcia, oscillante fra le strade strette, nello sforzo dei fedeli scamiciati, nell'urlo della folla. In realtà il Lazio non si finisce mai di visitare. Si scende fin nel profondo, a Nepi, a Castel Sant'Elia, e dai monti della Sabina si passa al litorale immenso e purtroppo guastato dall'edilizia più borghese e qualunque. Ma ancora ha le sue splendide pinete e questa città morta, città viva che è Ostia, con le sue case e le sue colonne, il suo teatro e i suoi mosaici, con i pini magnifici all'orizzonte e questa dolce inerzia silente che prende come un ricordo di un'età già vissuta. Quanti luoghi famosi, quante necropoli superbe, dalle tombe di Tarquinia con le bellissime pitture a quelle a tumulo di Cerveteri, una specie di giardino meravigliosamente vivo. Quei tumuli sono come esseri viventi che facciano delle enormi sabbiature. Contennero morti, ma niente meno mortuario, niente meno funebre. L'aria circola alacre fra i tumuli e il sole fa macchie gialle quasi d'oro e sembra di stare tanto lontano, vivere in un altro secolo e quasi non si vorrebbe tornare nel nostro. Tarquinia, con le sue torri, bellissima. E il palazzo Vitelleschi, come una trina di pietra, ora tutto abitato di strani sarcofagi etruschi dalle forme irrealistiche che hanno ispirato quasi tutti gli scultori moderni, da Martini a Marino a Moore.
Le tombe a camera all'intorno della città costituiscono l'itinerario più fascinoso dell'arte antica. Ad ogni fermata una nuova pittura. E nella terra ondulata c'è magari la fioritura degli asfodeli sui loro lunghi steli, con i fiorellini fra il color rosa e la nocciola, come occhi nocciola su un incarnato di giovinetta. Ma come non fermarsi a Tuscania, dove nello squallore della città devastata dal terremoto sussistono per fortuna monumenti della forza di San Pietro, con il sagrato turrito, con la sua splendida facciata. E la chiesa di Santa Maria Maggiore, anch'essa antichissima e bellissima, nel suo paramento di cotto, ornato e ritmato. A pochi chilometri dal lago di Bolsena, e già su una via importante, la Clodia, da cui arrivò Carlo Magno a Roma, è città appartata e stremata. Povera Tuscania, ma patetica e bella. Su quel lago di Bolsena si erge Monte Fiascone, che nella cupola di Santa Margherita ha un capolavoro assoluto di Carlo Fontana. L'immensa cupola dai costoloni profondi ed una tipologia unica sovrasta il paese, dà il vertice al lago e alla bellissima pendice di ulivi e vigneti. Più sotto, l'antica splendida chiesa di San Flaviano, a due piani in comunicazione l'uno con l'altro, ricca di pitture che riflettono il primo momento giottesco di Assisi. Qui la piana corre, brusca e corrusca, fino a Viterbo. Ma non dimentichiamo il Bulicame, questo raro fenomeno, questo fiumastro quasi incandescente, che è ancora come lo vide e ricordò Dante, anche se non serve più a purificare le prostitute. Su tutto troneggia il Cimino, vulcano spento ma rivestito di un ombroso manto di castagni potenti, ricco d'acqua e bonario come un colosso addormentato. Alle sue falde sta una delle più antiche abbazie cistercensi, San Martino al Cimino, dal bellissimo rosone, dall'interno nudo, come quei monaci lo volevano, nella bella architettura francese, così saldamente contadina, senza le sottili cerimonie del gotico, senza orpelli, ma schietta e sonante come una campana. I cistercensi, benedettini di origine e provenienti dalla Borgogna, furono ordine attivo e devoto soprattutto alla campagna. La più antica delle loro abbazie in Italia è quella di Fossanova in Ciociaria, dall'alto Tiburio che troneggia in fondo alla valle. Rappresenta questa chiesa bellissima uno dei monumenti meglio conservati del 200. Erano bravi costruttori questi monaci e si servivano naturalmente di maestranze locali, come nel caso dei lapicidi del portale di Fossanova. Federico II protesse l'ordine e se ne servì largamente per le costruzioni civili e per l'amministrazione.
Se un mangiapreti come lui lo fece, vuol dire che erano bravi davvero in tutti i campi. Sempre in Ciociaria, l'altro complesso insigne, purtroppo troppo e male restaurato, di Casamari. Immenso, annidato nel verde di una campagna un po' boscosa, un po' disordinata, ma sempre pittoresca. È difficile esaurire in poco spazio e in poco tempo la Ciociaria, ma monumenti antichissimi e soprattutto insigni sono le sue mura ciclopiche a grandi massi poligonali. Naturalmente non si trovano soltanto in Ciociaria, ma nessun esempio è più bello delle mura di Alatri. Forse queste mura ciclopiche sono meno antiche di quello che sembrano, e in quanto a sembrare antiche non parrebbe che ce ne dovesse essere di più antiche, ma in quanto a bellezza è difficile immaginare una cortina più erculea, più ordinata di un muro ciclopico, dove i massi enormi poligonali si incastrano alla perfezione con i loro angoli ottusi e sdondati come da un lungo secolare attrito. Hanno una forza repressa, una dinamica da fermo spettacolosa. Quanto è lontana quell'umanità? Era tutta composta di giganti? Ma erano uomini come noi e al solito facevano la guerra e queste postazioni ciclopiche erano per difendersi. Ma come escludere che una ricerca di bellezza non guidasse la scelta e la collocazione di quei massi stupendi, così meravigliosamente irregolari, eppure ordinati come fossero isodomi? In questi centri antichissimi della Ciociaria vi sono anche dei reliquiari splendidi. A Veroli, un piccolo museo pieno di cose rarissime e bellissime. Croci a stili, reliquiari a tavoletta, pissidi e cofanetti. Un museo che mette conto di visitare, merita un viaggio, e del resto da Roma è breve viaggio. Ma la capitale di questo piccolo regno appartato è Anagni, che nelle sue strade ferrigne, bellissime, con vecchi palazzi, vecchie case, arconi immensi e la gentilezza di finestrelle ageminate come oreficerie, sembra ancora, così sonore quelle strade di pietra, risuonare dello schiaffo di Sciarra a Bonifacio VIII. Questo schiaffo sembra invece che non ci sia stato, ma comunque la mancanza di rispetto sì. Pensate un po', Bonifacio VIII. È lui che inventò il triregno, le tre potestà della Chiesa. È lui che inventò il giubileo per far soldi. È lui che determinò in pratica lo spostamento della sede papale da Roma ad Avignone, che fu un bel guaio per Roma. Ma Bonifacio VIII era fatto così, di gran lignaggio, orgoglioso, prepotente, avido, che papa era mai quello. Ma amava le arti, chiamò Giotto a Roma, idolatrava i bei paramenti, ed eccoli, almeno in parte, nel più bel museo di arredi sacri che esista al mondo, lì, nella cattedrale di Anagni. Il museo di Anagni possiede ben tre paramenti, fra piviali ed avanzali, in quel prezioso ricamo che si chiama Opus Anglicanum, in sete a colori,
i colori tenui come i fiori secchi, levigati, stupendi, con quel disegno di impianto gotico e le lumeggiature come di sprazzi di luce. E poi un completo paramento rosso da parato, in terzo fiammante d'oro ad orbicoli, a cerchi cioè, che sembrano tanti oriflammi. E c'è anche altre cose preziose. Un cofanetto impagabile fra tutti, con l'Ercole cristiano e lembi di una stoffa preziosissima e antichissima. Un trono che ripete in parte quello detto di San Pietro ed è invece di Carlo il Calvo. Una Madonna napoletana del 300. Ma sarebbe ingiusto non parlare di Palestrina, del tempio più famoso con la sua gradinata teatro. È un monumento celebre fin dall'antichità, il Tempio della Fortuna, e fu studiato nel Rinascimento, ed ora è risorto dalla guerra ultima che lo sconocchiò tutto. E c'è quel mirabile mosaico col paesaggio nilotico, che è tutta una festa vederlo, con i suoi bei colori smorzati e lucenti. Soprattutto la veduta che si gode dal Tempio della Fortuna è qualcosa che prende alla gola. Questa splendida voragine di tetti, di verde, di orizzonte lontano e azzurro, come solo può essere azzurro nel Lazio l'orizzonte, che appunto un pittore olandese, il Van Bloemen, per aver dipinto tanti di questi paesaggi, fu chiamato l'orizzonte. Da nessuna parte l'orizzonte è simile al mare, per il colore e il modo di adagiarsi in una lontananza sempre più lontana. Ecco Tivoli, la cascata dell'Aniene, il Tempio della Sibilla. Anche dopo averli visti tante volte in Claudio Lorenese e altrove, rimangono sempre un incontro che non si dimentica, con quel cielo, quella lontananza, quelle luci. Certo, a Villa d'Este quasi nessuno arriva per la prima volta. In qualche modo qualche scorcio tutti l'hanno visto. Ma non può mai essere una cosa vista e superata. Questo tripudio di zampilli, questi alberi secolari, questa discesa di piano in piano, sempre piena di sorprese. E quando si torna indietro, anche a rifare la stessa strada, nuove sorprese, perché si vedono con una nuova angolazione. Qui il nome di Pirro Ligorio, non sempre un grande architetto, arriva ai massimi fastigi. Di Frascati, che cosa dire? Le sue splendide ville sono in realtà visibili quasi unicamente dall'esterno e sono un teatrum di architettura straordinario. Fra la fine del Cinquecento e il Settecento non c'è complesso più imponente, quasi regale. Da Villa Aldobrandini a Villa Falconieri, a Mondragone, che sequenza illustre, che gioia potervi avere facile accesso. Ma al solito, anche con la privazione di una visita accurata, a Frascati c'è quella veduta, quella distesa senza fine, dove in fondo ad un pulviscolo d'oro c'è Roma. Ma c'è un luogo del Lazio che è come una somma delle sue doti più belle, un elisir dei suoi profumi, una tavolozza dei suoi colori. Questo luogo è Ninfa. E a resistere un nome così poetico deve essere quella che è, luogo segreto, appartato, aperto al sole, all'aria mattutina, posto alle falde dei Monti Lepini. Essa, Ninfa, giace con le sue rovine fiorite come un giardino. Ed è un giardino, ma non ci se ne avvede,
un po' come un giardino giapponese in cui tutto è artificiale e tutto sembra naturale, frutto di un caso felice, che lì fa scorrere un ruscello, lì fa fiorire di giacinti un piccolo prato e là ancora gruppi di cipressi controfondano vetuste mura che l'edera ricopre come se le abbracciasse. L'acqua scorre in modo quasi melodioso ed è limpida come le lacrime di un fanciullo. Qua un ponticello, ma anche esso come nato per caso, permette di seguire un itinerario gentile che appena un viottolo segna, e come se ignorasse, nella sua erba soffice, il passo umano. O forse solo quello, ninfa si chiama, della ninfa che di notte viene a sciacquarsi i capelli in quell'acqua sottile e li asciuga, perché divengano più biondi, a quel chiarore che è quasi tiepido, pur così argenteo. Mentre i pesci guizzano fra i suoi piedi dalle dita lunghe e sottili, fatati, come è fatato questo luogo incomparabile.